Un pugno in faccia a Mauri con conseguente cartellino rosso e Roma che è costretta a giocare in 10 uomini per tutta la ripresa. Nei minuti di recupero del primo tempo della stracittadina, con la Lazio avanti per 2-1 e sotto il diluvio, Daniele De Rossi ha reagito malamente ad una trattenuta in aria di Mauri, sferrando al capitano avversario un pugno in pieno volto. Gesto non sfuggito all'arbitro Rocchi, che ha spedito il centrocampista giallorosso anzitempo negli spogliatoi. Il giocatore di Ostia, fischiato anche dai tifosi giallorossi al momento dell'uscita dal terreno di gioco, rischia adesso 3 giornate di squalifica. Il suo folle gesto, intanto, già gli è costata la convocazione nazionale. Il CT Cesare Prandelli, in applicazione del codice etico vigente in Casa Azzurra, lo ha infatti escluso dalla partita amichevole con la Francia, in programma mercoledì prossimo a Parma.